Siete già presenti online, io vi intravedo. Non so se riconoscete questo luogo, ma prima di cominciare, devo chiedere ad Anna, che è nelle mie orecchie, com'è l'audio e com'è il video. Non sarà il massimo il video perché comunque siamo all'interno del museo, ma insomma ho voluto rischiare. E Anna, mi puoi dare un riscontro su... Tutto bene? Il video si vede, l'audio? Perfetto. Ok, poi magari se vedi qualche peggioramento in corso me lo dirai. Questa immagine che vedete contro luce è un raro busto in terracotta che ritrae Papa Giulio III. Davvero un esemplare molto raro che si è aggiunto in tempi relativamente recenti alle nostre collezioni, è stato esposto 2 anni fa in una mostra dedicata ai papi dei concili e oggi occupa un posto d'onore all'interno dell'area del museo, interamente dedicata alla collezione Castellani. E abbiamo scelto di partire da questa zona così bella, del nostro museo, così ricca, così complessa, perché molti di voi, credo, hanno avuto modo di vederla ieri, grazie al documentario di Alberto Angela, Meraviglie. Quella di ieri era una replica, una puntata che è stata registrata nel gennaio del 2018, se non sbaglio, e Alberto Angela ha dato, a mio avviso, il meglio di sé, descrivendo in un'unica ripresa durata oltre 15 minuti, in un unico ciak, una serie di oggetti che erano stati disposti lungo questo emiciclo, lungo questo lungo percorso. E per chi non lo sapesse, mi fa piacere anche rivelarvi quello che è stato un retroscena di quella diretta, un retroscena scientifico importante. Insomma, se qualcuno di voi l'ha vista ieri la puntata, a un certo punto Angela si sofferma sul famoso Dinos di Ezechias, e racconta da par suo il motivo per il quale all'interno dell'orlo, non credo che riusciate a vederlo al meglio, insomma la qualità non sarà il massimo, venitelo sempre a vedere dal vivo, queste navi che solcavano il mare di vino contenuto all'interno del Dinos. Il vaso all'epoca era frammentario, cioè, come lo è ancora adesso, però privo di questo supporto molto tecnologico che abbiamo fatto realizzare con una tecnica estremamente innovativa che è partita dalla scansione 3D della parte rimasta per poi modellare quella che invece si è persa, non si è conservata, in modo tale da poter realizzare un sostegno. Non c'è alcun legante, nessuna colla fra la parte conservata del vaso e il suo sostegno. I frammenti si collocano direttamente in modo tale da ricostruire la forma. E questa problematica mi venne in mente proprio sentendo Angela durante la diretta nel tentativo di descrivere al pubblico che lo ascoltava quale fosse la forma. Usa il termine marmitta, che non è un termine appropriatissimo, poi con le mani, con la sua caratteristica gestualità lo descrive. In questo modo il vaso è comprensibile e insomma stiamo rendendo onore ad un capolavoro. Tutta la procedura è stata seguita dalla nostra funzionaria archeologa Maria Paola Guidobaldi e ha dato il meglio di sé come pezzo cardine di una mostra recentemente ospitata al Museo di Vetulonia, curata da Simona Raffanelli. Ancor prima il vaso è stato esposto in una grande mostra a Zurigo su Ezechias. E proprio questa esposizione a Zurigo ha consentito di avere il finanziamento per realizzare questo importante supporto. Ci siamo allacciati quindi ad un elemento di attualità,
lo abbiamo ricondotto alla trasmissione di Angela di ieri, però insomma io ve l'ho detto, oggi sono a vostra disposizione, la diretta è interamente dedicata alle vostre curiosità, ci sono delle scuole, ho appena visto un messaggio presenti e quindi non ho fatto in tempo al... Mi dici come si chiama la scuola, Anna? La scuola primaria Carducci di Roma, che credo sia già venuta a trovarci. Saluto tutti quanti gli allievi della scuola primaria con grande, grande affetto. Siete a casa, ma in questo momento siete in un museo, come se foste qui dal vivo, insomma, il massimo che riusciamo a fare. E potete, intravedo anche le domande, quindi comincio a vederle anch'io. E adesso rispondo, è molto pertinente chi era Ezechias, giusto? E quindi ragazzi, sono felice di avervi con noi, forse se non ci fosse stata questa sventura che ci ha colpiti tutti voi, questo museo l'avreste visitato dal vivo con i vostri insegnanti, però insomma ci rifaremo nei prossimi anni, spero, e sarò felicissimo di accogliervi, tutto il personale sarà felicissimo di accogliervi, perché le cose è bello studiarle sui libri, ma poi è importante vederle dal vivo. Ho visto già una domanda in diretta, poi le altre me le passerà Anna. Cercherò naturalmente, anche in considerazione della presenza di questi dei nostri piccoli allievi della scuola primaria, di per quanto possibile tenere un linguaggio semplice e accessibile per tutti, anche se già alcune domande che sono arrivate sono abbastanza complesse, quindi salterò un po' di tono. Chi è Ezechias? Ezechias è un ceramista e ceramografo, davvero tra i più importanti della sua epoca, e forse uno di quelli cui si deve la fortuna, l'esplosione della ceramica attica sul mercato mediterraneo nel corso del VI secolo avanti Cristo, quindi parliamo di un'epoca compresa fra il 575 e il 500 in termini generali, come 600 avanti Cristo. Ezechias si colloca intorno alla metà del secolo e il suo exploit, e era attivo in quella che è la tecnica più antica dell'arte ceramistica greca attica, cioè quella a figure nere. Le sue opere lo hanno reso celebre ed era così orgoglioso da firmare i suoi vasi, e proprio il nostro esemplare, per quanto frammentario, conserva la sua firma, Ezechias me epoiese, lo vedete, lo intravedete qui. Questo è molto importante, non tutti i vasi erano firmati, non sempre conosciamo i nomi di questi artisti che erano dei grandi artigiani, e infatti molte volte siamo costretti ad attribuire noi archeologi dei nomi a questi artisti, e non sempre lo facciamo in modo meraviglioso, cioè a volte utilizziamo dei nomi davvero respingenti, il pittore di Londra 256, tanto per dirne uno inventato, altre volte invece utilizziamo dei nomi che hanno un ancoraggio più specifico, il pittore di Brigos, cioè un pittore associato ad un artista, diciamo, di cui conosciamo il nome, un ceramista, e così via. Tutto questo lo si deve ad un grande maestro di archeologia del Novecento, che ebbe il titolo di Sir Bisley, John Bisley, il quale riuscì a identificare le mani di questi artisti a partire non soltanto dalla visione d'insieme, ma anche dalla presenza di dettagli ricorrenti. E io non so quanti dei nostri piccoli studenti siano appassionati di fumetti, però io all'epoca loro ero molto appassionato di Topolino, e mi ricordo che tra i miei autori preferiti c'era Giorgio Cavazzano, che non so se sia più attivo, e mi piacevano le sue storie non solo per il modo di raccontarle, ma anche per il modo di disegnarle. E se sapevo che usciva un numero con una sua storia, correvo subito a comprarlo. Ecco, Bisley è in grado di distinguere gli artisti più o meno come io ero in grado di riconoscere da una sola vignetta la mano di Giorgio Cavazzano. E ci potrei citarvi altri disegnatori di fumetti come Romano Scarpa e via dicendo. Però il principio è questo. Quindi
su questo principio così semplice, che ha un nome specifico, si chiama metodo morelliano, da uno storico dell'arte della fine dell'Ottocento che lo introdusse rispetto alla, insomma, la grande pittura, e però si è applicato con successo e oggi ci consente di ricostruire scuole, di delineare l'evoluzione di quella che è una di quelli che sono i protagonisti di musei come questi. Guardate che distesa infinita di vasi. Allora, credo di aver risposto alla domanda su Ezechias, però chiedo ad Anna se nel frattempo ne sono arrivate altre pertinenti, altrimenti ce n'ho una. Ok, quindi posso fare un passo indietro. Mi raccomando, continuate a scrivere domande, ci fa piacere. È un modo per creare una comunità, seppure virtuale. Vi ho visti nelle altre dirette anche su Facebook, ne abbiamo fatte molte in questo periodo di quarantena. Vi ho visti interagire fra di voi, a volte non avendo io fatto in tempo a rispondere ad una domanda, qualcuno ha risposto per me. Tutto questo è molto bello, vuol dire creare una comunità. Laura Ciarmatori, è molto difficile venirvi a trovare di persona. Laura, ti capisco, e questo è anche un modo per averti qui con noi. Insomma, se tu non puoi venire da noi, il museo viene da te, e cercheremo di farlo anche dopo la quarantena. Comunque, il nostro è un museo che è sempre stato pienamente accessibile, quindi capisco la difficoltà per tutti. Spero che possiate venire a vederlo dal vivo, se non altro perché questo piacerà ai bambini. Guardate che meraviglioso cortile, che meraviglioso luogo. Allora, grazie a te Laura, e ciao Valerio, ti sei unito a noi. Allora, io avevo ricevuto una domanda in particolare. Ci sono persone molto timide e che preferiscono scrivermi le domande su tutti i canali che si possono immaginare nell'universo, ma non sempre riesco a stare dietro a tutti, siete veramente tanti, non scrivete solo sulle pagine del museo, dove ho la fortuna di essere aiutato da Anna e da altri colleghi, ma mi scrivete anche sulle mie pagine personali, e davvero non è facile sostenere questo peso, anche perché c'è un mondo di problemi in questo periodo da affrontare. Adesso vedo una domanda su Velletri, poi Anna me la riferirai perché è già scomparsa. Volevo ripartire da una domanda appunto che mi è stata fatta in privato. Mi hanno chiesto di consigliare dei libri. Allora, stamattina uscendo di casa ne ho presi alcuni, molto di fretta, ce ne sarebbero molti di più, e ho cercato di prendere quelli che sono i manuali più importanti, sui quali anch'io mi sono formato, qualche testo recente, ma anche qualche testo divulgativo sugli Etruschi, per quanto molto, molto completo. Allora, per i più piccoli o anche per coloro i quali si vogliono avvicinare alla civiltà degli Etruschi, mi sembra di potervi segnalare questo bel volumetto curato da un etruscologo importante, che però è anche un grande divulgatore, non si è mai tirato indietro nel far conoscere il mondo degli Etruschi, Giuseppe Maria Della Fina, un caro amico, direttore del Museo di Orvieto e per un lungo periodo anche di quello di Murlo, due musei molto importanti, e questo piccolo volume molto illustrato, e quindi si presta davvero alla curiosità di tutti, contiene oltre 100 e più domande. In realtà le domande sono la bellezza di 175, alle quali risponde con grande precisione e con grande anche facilità di comunicazione, oltre naturalmente ad avere tutto un apparato illustrativo, non soltanto di foto ma anche di disegni. Quindi si presta davvero a soddisfare la curiosità di tutti. Vi faccio notare come il Museo di Villa Giulia sia protagonista. Vedo che vi state cominciate a scatenarvi sulle domande, benissimo, e adesso vi risponderò. E vedete i protagonisti, i nostri meravigliosi congiunti. Ho deciso, sta per partire la fase 2, quindi sarà il sarcofago dei congiunti per un certo periodo, finché non passiamo alla fase 4, e insomma, che dà importanza a quello che è il capolavoro della nostra
arte etrusca. Ma invece per i più diciamo volenterosi, è chiaro che queste sono cose abbastanza scontate per gli archeologi o chi ha studiato queste cose, insomma non vado sul dettaglio, non ce n'è bisogno per quello che è il contenuto di questa diretta. Un libro di divulgazione molto popolare fino agli anni 70 era questo, un pochino superato, però ancora valido e si trova anche in riedizioni, La vita quotidiana degli Etruschi. Dal numero di domande che voi mi fate su questi temi, insomma, mi sono sentito di consigliarvelo, e di un importante etruscologo francese, Jacques Urgon, naturalmente tradotto in italiano da tempo. Questa è una bella edizione, credo che quelle più recenti abbiano degli apparati fotografici migliori. C'è poi, diciamo, la Bibbia degli Etruscologi, questo volumetto, insomma il formato è quasi quello di un tascabile, però insomma è molto molto denso, ed è l'Etruscologia di Massimo Pallottino nella sua ultima edizione, quella del 1984. E Pallottino per noi è come un dio, è, diciamo, il nume fondatore dell'Etruscologia. Questo libro, pensate, ha avuto la sua prima versione addirittura nel 1937 o giù di lì. Nasceva come libro divulgativo in occasione della mostra universale dedicata da Augusto, scusate, non era la mostra universale, però di una mostra molto importante per il bimillenario Augusteo, nell'ambito della quale si erano aperte tantissime approfondimenti sui vari aspetti della civiltà romana e delle altre civiltà collegate a quella romana. Gli Etruschi erano alle radici della romanità sotto tanti aspetti, giuridici, religiosi e via dicendo, e quindi Pallottino, che era giovanissimo, credo che non raggiungesse nemmeno i 30 anni, non vorrei sbagliarmi, produsse un volumetto che fu la base poi di questo manuale, che è arrivato a 7 edizioni. Oggi, per trovare una versione più aggiornata, io non l'avevo, quindi non l'ho potuta mostrare, si può ricorrere ad un volume collettaneo, diciamo ad opera di più autori, che si chiama Introduzione all'Etruscologia ed è curato da Gilda Bartoloni, uscito nel 2012. È molto importante per l'analisi artistica è questo volume di Mauro Cristofani, L'arte degli Etruschi e Inaudi. Se cercate un po' sul online si trova con facilità anche il PDF gratuito, perché credo sia uscito fuori di commercio, quindi vedo domande, Anna tieni nota e poi rispondo. Quindi L'arte degli Etruschi, produzione e consumo, è un testo molto tecnico, non facilissimo, risale agli anni 70, quindi non è proprio tra i più aggiornati, però è comunque davvero un ottimo strumento. Nella copertina la meravigliosa testa Lorenzini di Voltaire, recentemente acquistata dallo Stato italiano. Di Mario Torelli, La storia degli Etruschi, anche questo molto complesso, però c'è un approccio anche sociologico da non trascurare. Splendido questo volumetto, Gli Etruschi del mare, sempre di Mauro Cristofani, uno dei più grandi etruscologi, anch'egli grande divulgatore, oltre ad essere davvero uno studioso eccelso. E da segnalare, tra le ultime opere uscite su questo tema, due allievi di Cristofani, Vincenzo Bellelli ed Enrico Benelli, si sono associati non solo per confonderci le idee con i loro cognomi molto simili, ma anche per fare un bel volume sugli Etruschi, diciamo nel quale la prospettiva parte dalla documentazione scritta, in particolare la scrittura, la lingua e la società. Poiché una delle curiosità maggiori che si hanno sugli Etruschi passa dalla linguistica, è un buon testo di riferimento, oltre ad essere molto recente, ma stiamo parlando di libri tecnici. Per i più, diciamo, i meno tecnici, ma anche gli appassionati, vi ho segnalato all'inizio il libro che fa il caso vostro. Allora, Anna, riferiscimi delle domande, ho visto... Ok, vai. Sì, no, partiamo assolutamente dai bambini. Professoressa Luzzi? Luzzi? Ok, Paola Luzzi, la saluto. Dimmi. Terza B, terza D e C, ok. Ok.
Allora, loro stanno studiando la preistoria, quindi non sono ancora arrivati agli Etruschi, stiamo andando più avanti nel programma e quindi la loro insegnante mi chiede di spiegargli quali collegamenti possono esserci fra la preistoria e gli Etruschi. Allora, non è cioè, è una domanda che sembra semplice, ma non lo è affatto e richiede naturalmente una distinzione e una spiegazione di fondo, che però è quella che quasi certamente i nostri piccoli followers in questo momento hanno già imparato. La distinzione sta tra ciò che precede la storia e ciò che diviene storia. E la differenza è data dalla tipologia di testimonianze. Nel momento in cui abbiamo testimonianze scritte dirette, non solo documenti archeologici, e anche se queste testimonianze, diciamo, non sono prodotte dalla cultura di cui parlano, possiamo dire di essere nell'ambito di un'età storica, anche se le fonti sono più recenti rispetto ai fatti narrati. Gli antichi questa distinzione non l'avevano così netta come noi. La storia per loro si fondeva con il mito. Quante volte avete sentito questo termine, mitos? È un termine greco che non significa altro che racconto, significa qualcosa che viene tramandata perché merita di essere ricordata. E per i greci la storia cominciava nel mito e l'idea di preistoria non era come l'abbiamo noi, cioè era l'idea di un'umanità più semplice che poi si evolveva, no? Parlavano di un passaggio dall'età dell'oro ad un'età, diciamo, del ferro, c'era un'inversione dei valori, c'era una sorta quasi di decadenza rispetto ad un momento migliore in cui si era vissuti e vivevano gli dèi e compivano le loro imprese. E quindi, diciamo, dove non arrivavano con la memoria, potevano arrivare anche con l'immaginazione. Osservavano la realtà che li circondava e costruivano intorno ad essa dei racconti e quelli che avevano maggiore fondamento o impressionavano di più diventavano qualcosa meritevole di essere registrato e quindi paragonabile a ciò che per noi è la storia. Ah, qualcuno vuole che torni indietro sul sarcofago? Subito, vedete, dirigi il direttore letteralmente e quindi torno indietro. Allora, noi però oggi sappiamo che le cose sono molto più complicate, sappiamo che la preistoria ha una profondità enorme, insomma si va indietro per centinaia di migliaia di anni finché non riusciamo a raccogliere le testimonianze dei prodotti umani, di ciò che gli uomini hanno lasciato sul terreno attraverso le loro azioni. Ancora più indietro nel tempo, le testimonianze sono i resti ossei di quegli uomini e la loro evoluzione biologica. Parliamo quindi di distanze temporali enormi, perché noi possiamo parlare di etruschi, e ancora il tema è dibattuto, a partire diciamo dal 900, 1000 avanti Cristo. Anche se non li chiamiamo ancora etruschi, utilizziamo un altro nome per la fase più antica della civiltà etrusca, o perlomeno per definire una cultura che abitava in zone che poi sappiamo essere occupate dagli etruschi e che noi chiamiamo Villa Noviane. La preistoria è molto prima di queste epoche, che infatti si chiamano di protostoria, cioè precede la storia perché ancora non c'erano testimonianze scritte e le fonti sono molto distanti dai fatti narrati. Gli Etruschi però occupano spazi occupati nella preistoria. L'altro giorno qualcuno di voi durante una diretta come questa mi ha fatto una domanda molto pertinente e ho risposto, siccome il tema era un altro, non ho risposto, l'ho un attimo messa da parte, però ho detto una cosa errata, no? Mi chiedeva che rapporto c'è fra la cultura di Rinaldone e la cultura degli Etruschi. La cultura di Rinaldone, un nome archeologico legato ad una località del Lazio, è una cultura dell'età del rame e del Neolitico, quindi siamo nel terzo millennio avanti Cristo. Costruiva le proprie tombe in modo abbastanza monumentale, come era prassi al tempo, si trattava in molti casi di tombe collettive,
la documentazione è stata raccolta solo in prevalenza nel corso del Novecento, e poi queste sepolture furono utilizzate secoli dopo dagli Etruschi, di epoca anche storica, non solo delle epoche protostoriche. Per quale motivo? Perché anche nella protostoria c'era la volontà di legarsi con un passato più antico. Non era solo l'esigenza di risparmiare il lavoro e andare a riutilizzare la tomba di qualcuno che c'era stato prima. La cosa può sembrare macabra, può spaventarvi, ma era normalissimo, si cercava di risparmiare tempo il più possibile, però in questo caso ci si voleva riappropriare di un pezzo di storia che già si percepiva essere molto antico, e queste tombe si utilizzavano perché idealmente erano le tombe degli antenati. Quindi in questo senso si può istituire un rapporto fra la preistoria e la storia. Però devo aggiungervi, perché la domanda era davvero molto complessa, intanto vedo altre domande che arrivano, devo aggiungervi un altro problema davvero tanto tanto interessante, ragazzi, e che nemmeno gli adulti a volte capiscono, nemmeno gli appassionati. Gli Etruschi, tanto per parlare di loro, ma questo discorso vale per tutti, non sono sempre stati coscienti di essere Etruschi. Io ho raccontato questo anche quando ho avuto l'opportunità di venire a fare alcune lezioni in classi delle elementari. Ho fatto proprio l'esempio delle vostre classi, no? La vostra maestra ha detto, vi ha presentati come la classe terza C e la classe terza D. Giusto, Anna? Erano queste le due classi? Perfetto. A, B di Bologna, quindi Bologna e Como. Allora, voi vi presentate non con i vostri nomi, Francesco, Mario, eccetera, eccetera, ma come classe terza B e terza C della scuola Carducci. Quindi avete acquisito una identità di gruppo, e questa identità vi porta non solo a condividere lo stesso spazio, le stesse pareti di un'aula, avere gli stessi maestri, condividere le esperienze dei vostri compagni, ma poi anche nell'ambito della vostra scuola fare delle gare, una classe contro l'altra, no? Quindi vi contrapponete gli uni contro gli altri perché vi identificate in un gruppo specifico. Ma prima di entrare in quella scuola, prima di diventare allievi della prima B, immagino, voi non avevate questa identità, venivate da una famiglia, eravate tutti diversi. Ecco, per un popolo antico, e quindi perdonatemi la semplificazione, ma mi sembra che vi aiuti molto a capire questo discorso che è molto complesso in realtà, voi acquisite una coscienza diversa rispetto al semplice nome e sono figlio di. Voi diventate una comunità, avrete i vostri racconti, le vostre leggende, condividerete momenti della vostra vita importanti che vi rimarranno per sempre. Ecco, immaginate che lo stesso è avvenuto con gli Etruschi o con gli altri popoli. Nel momento in cui si sono uniti, hanno condiviso risorse, esperienze, miti e racconti in contrapposizione ad altri popoli, e quindi, per proseguire il confronto, ad altre classi diverse o ad altre scuole. Questa coscienza quindi non nasce con voi e si acquisisce nell'ambito di processi sociali complessi, e voi li state percorrendo nel vostro piccolo, ma valgono anche per questioni più ampie, e questo vi dovrebbe far riflettere su tante discussioni che forse sentite in famiglia o in televisione sul nostro essere italiani, su contrapporci ad altri popoli o ad altre culture, su anche il timore che noi abbiamo che l'identità che abbiamo faticosamente guadagnato, perché ci sono voluti migliaia di anni per capire che siamo italiani, e possa essere minacciata da altri che possono essere più forti di noi sul piano economico o su quello militare. E queste sono i grandi problemi che viviamo ogni giorno, e intorno a questi problemi si sta cercando di costruire anche nuove identità che vanno sopra le nazioni, come può essere l'Europa, che sul piano storico ha le sue motivazioni, ma insomma è un bel problema mettere insieme classi
delle elementari che fino a quel momento avevano litigato fra di loro facendo anche delle grandi guerre le une con le altre. In questo momento però, paradossalmente, ci troviamo tutti uniti nel mondo, uniti ad affrontare, a resistere ad un grande problema collettivo mondiale, che è quello scatenato da questa epidemia, dal coronavirus. E forse dovremmo riflettere su questo per riscoprire le cose che ci uniscono, il nostro essere umani, le nostre fragilità, ma anche la bellezza delle nostre differenze. Spero che le maestre, spero che il tono che ho utilizzato sia adeguato a quello che era il desiderio espresso dalle maestre, che possono naturalmente intervenire. Anna mi riferirà. Vai Anna, se ci sono altre domande. Questa era bella complicata. Prova a vedere come organizzarle. Seleziona sempre quelle che vanno un po' più incontro alla curiosità di tutti, per favore. Torniamo al sarcofago, ok? Sì. Allora, Dunia si sofferma sulle decorazioni del sarcofago che avete visto prima, che è un'opera più... ogni tanto mi avvicino il cellulare per cercare anche di vedere in diretta cosa scrivete, ma non è per niente facile. È rimasta colpita da queste decorazioni alla base, no? Allora, questo intanto... Sempre la prima regola è non dare per scontato che voi capiate in che cosa è realizzata quest'opera. Non lo si può dare assolutamente per scontato. Questa è argilla cotta, che noi chiamiamo terracotta. Quindi si tratta di un oggetto prodotto a matrice e poi rifinito. Poteva essere anche dipinto, ma in questo caso non ha conservato tracce evidenti di pittura, e la stessa identica tecnica del sarcofago degli sposi infatti è realizzato in quattro parti come il sarcofago degli sposi: il coperchio, conformato appunto in modo antropomorfo, questa individuo che si poggia con una mano che ha un vistoso anello sul braccio, sta riflettendo, ha una corona alla base e ha questa tunica. Si tratta di un uomo, l'anello è significativo e ha questa corona, diciamo che lo che evidenzia anche forse la situazione in cui si trova, perché queste sono ghirlande che ricorrono anche in contesti funerari, celebrano il defunto, anche se vogliono dare un'immagine di vita oltre la morte, proprio riconfigurando le sue fattezze, le sue sembianze corporee oltre la morte. Ed è qui che aspetta, è rilassato, probabilmente non ha le mani in posizione tale da lasciarci immaginare che stia tenendo in mano qualcosa per bere, quindi è in un momento di sospensione totale su questo letto, che però era anche il letto sul quale poi si faceva il simposio e si beveva il vino. E siamo nel IV secolo avanti Cristo, alla fine del IV secolo avanti Cristo, e quindi siamo almeno due secoli dopo il sarcofago degli sposi, però come vedete queste forme ricorrono, e queste ghirlande, che erano in origine, insomma, alludono a analoghe decorazioni fatte con vegetali, ornavano la cassa del sarcofago, ma spesso si vedono anche nei dipinti delle tombe di questo periodo e anche di quelli precedenti. Vai Anna. Allora, cos'è una matrice? La matrice è... adesso nei prossimi giorni vedrete dei video a 360 gradi dove si vedono anche delle matrici. Allora, la matrice, immaginate di prendere una pietra o comunque un materiale che si può plasmare, scolpire, e che è abbastanza rigido, e scolpite all'interno di questa pietra parallelepipeda una sagoma però
al contrario, in negativo. Mettendo dentro il DAS o qualunque sostanza plastica, questa sostanza acquisisce la forma del vuoto che voi avete creato, della sagoma che avete creato. Questa è una matrice e serviva proprio per fare opere, per fare più repliche della stessa opera, in modo da poter ottimizzare il lavoro, perché comunque sempre artigiani dovevano fare queste cose, quindi un po' come con la plastica adesso, si lavora grazie a delle matrici. Ok, vai Anna. Sì Ale, Ale, tipo gli strumenti con cui si gioca al mare con la sabbia, esatto, bravissimo. Scusami Anna, ripeti. Ah, ecco, sì, l'avevo intravista questa domanda. Allora, Dario vuole sapere qualcosa in più sulla dominazione degli Etruschi a sud di Roma. Allora, il discorso va calato in un periodo storico preciso. I confini, e questo vale anche per la storia recente, cambiano con grande rapidità. Gli attuali confini italiani sono un'acquisizione degli ultimi 70 anni e sono cambiati infinite volte. Lo stesso valeva in antico e naturalmente era legato a guerre che non sempre però davano esiti chiari sul piano geografico. A volte non serviva una guerra per conquistare uno spazio, se era uno spazio libero o disabitato poteva essere colonizzato. A volte un'espansione poteva avere anche un carattere commerciale e lentamente cambiare la coscienza di sé che avevano le popolazioni che in quel luogo vivevano, grazie all'apporto di persone che lentamente venivano da fuori. Questa è una delle cose che ci spaventa di più anche nei tempi recenti, ma è vecchia come l'uomo. E nel sud del Lazio gli Etruschi arrivarono e lo sappiamo benissimo da quello che ho provato a raccontarvi venerdì scorso in occasione della diretta che abbiamo fatto per la festa della liberazione. Gli Etruschi hanno conquistato Roma e l'hanno dominata a lungo, anche se i Romani non l'hanno fatta passare come una conquista. E l'hanno tenuta in pugno almeno fino agli inizi del V secolo. E nell'epoca in cui regnava a Roma Tarquinio il Superbo, che insomma non abbiamo difficoltà a ritenerlo una figura storica, sappiamo che la Roma conquistata dagli Etruschi fondò delle colonie proprio nel Lazio meridionale come avamposti per difendere la capitale, per difendere Roma da altri popoli, in particolare i Volsci. Fra queste colonie c'era ad esempio Segni, l'attuale città di Segni. Non la possiamo ritenere una colonia etrusca naturalmente, ma è una colonia di Roma fatta da Tarquinio il Superbo quando Roma era etrusca. E in questo senso, quindi, vedete, sono confini fluidi. I Romani hanno sempre ritenuto se stessi latini anche se avevano un re etrusco e gli Etruschi hanno provato più volte a espandersi. Negli stessi anni in cui Roma sta assistendo al regno dell'ultimo re etrusco, gli Etruschi cercano di espandersi ancora di più di quanto avevano fatto fino ad allora in Campania, dove avevano delle colonie, delle città importanti. Capua è una di queste, ma anche Ponte Cagnano, Sala Consilina, la stessa Pompei, Stabia, sono tutte città etrusche, ma diciamo città indipendenti le une dalle altre, con i loro territori in mezzo a uno spazio che era popolato anche da altre realtà, non solo greche ma anche italiche, e vivevano insieme, commerciavano, a volte si confrontavano politicamente. L'espansione portò la crescita economica degli Etruschi, li portò a espandersi molto molto presto anche nella pianura padana, dove avevano città importanti come l'attuale Bologna, Marzabotto vicino Bologna, e si dice che addirittura Milano abbia delle origini etrusche. Quindi è un popolo
che occupava gran parte dell'Italia e che ha lasciato tracce consistenti, dove però l'identificazione della componente etrusca, così come ci verrebbe facile da pensare, non è così scontata, perché non sempre si tratta appunto di conquiste militari o politiche, si tratta di influenze. Avete citato Velletri perché probabilmente sapete che è un nome che ha un suono fortemente etrusco, e a Velletri sono documentate testimonianze identiche a quelle che si trovano nelle principali città etrusche, ad esempio delle lastre che rivestivano un tempio nell'area sacra delle stimmate, sono delle lastre decorative architettoniche identiche a quelle trovate a Veio ed a Roma. Oggi sono conservate per motivi collezionistici a Napoli presso il Museo Archeologico di Napoli e saranno grandi protagoniste di una mostra che ho curato personalmente, che non è stata inaugurata per colpa del Covid, ma lo sarà agli inizi di giugno, speriamo finalmente, con un grande catalogo dedicato proprio agli Etruschi in Campania, tutto il problema della loro identificazione. Però poi questa dominazione etrusca estesa anche a Velletri come influenza culturale e via dicendo viene meno grazie all'affermazione progressiva di Roma, ormai diventata una repubblica. Anche questa era una bella domanda, in apparenza semplice, ma con una risposta complessa. Vai Anna, siamo alla bellezza di 40 minuti, spero che apprezziate, scusa una parentesi, spero che apprezziate lo sforzo che stiamo facendo per portarvi con noi in museo e farvi vivere anche un'esperienza per quanto possibile interattiva. E l'unica cosa che vi chiedo è se ritenete questa esperienza utile, importante, o volete che altri musei la seguano o provino a seguirla, condividetela, fatela conoscere, aiutate anche noi a crescere. E se ne avete tempo, abbiamo lanciato l'altro ieri anche un sondaggio, proprio per chiedere a tutti quanti quelli che ci seguono di dirci come fare a migliorare, su cosa investire, grande parola visto che di soldi non ne abbiamo, però insomma, per consentirvi di continuare sempre, anche chiusi in casa, anche quando potrete uscire, a vivere al meglio il vostro patrimonio. Noi siamo pagati per questo e vogliamo fare questo, e vi chiediamo quindi solo di darci indicazioni. Poi in qualche modo Anna vi proverà a mettere il link anche al tutto, o comunque lo trovate sulla pagina Facebook, chi ha Facebook del museo lo trovate in evidenza, fissato in alto. Vai Anna con le altre domande, intanto vi faccio vedere delle piante dell'Etruria propria. Però forse abbiamo ancora tempo, per cui diciamo la puoi ritirare fuori dopo questa, ok? Dimmi altre domande. Sì. Cosa? Ok, la domanda di Gianni, non so se ti ricordi anche il cognome, Petri. Quanto sono stati importanti gli insediamenti etruschi per frenare l'espansionismo dei romani? Allora, Roma ci ha messo tantissimo per conquistare l'Etruria, ci ha messo molto, e questo la dice lunga sulla resistenza degli etruschi, ma anche la loro consapevolezza. Diciamo che gli Etruschi non sono mai stati una grandissima potenza militare, nonostante abbiano, come vi ho detto prima, conquistato gran parte dell'Italia. Questa carta vi fa vedere soltanto quella che noi chiamiamo Etruria propria, cioè il Lazio settentrionale e la Toscana, ma come vi dicevo anche tutta quest'area era etrusca e buona parte della Campania lo era, quindi è giusto quello che dicevano le fonti antiche, cioè che quasi tutta l'Italia fu sotto il dominio degli Etruschi. Il motivo per cui i primi greci arrivati in Occidente nell'VIII secolo insediano le loro prime colonie a Ischia, nel Golfo di Napoli, e non vicino all'Etruria, che poi quello che gli interessava erano le risorse minerarie dell'Elba e di quest'area della Toscana, è proprio perché
c'erano molti popoli da tempo che ci tenevano a conservare il controllo delle loro risorse. Noi vediamo i greci presenti in Etruria perché c'erano scambi, in particolare molto importante era il vino e tutto quello che ruotava intorno al vino, ma nessun insediamento greco esiste in area etrusca, ma nemmeno latina. Il motivo è proprio la loro capacità di difendere se stessi e le loro risorse, e cederanno soltanto ai romani, che però furono molto molto astuti nella loro opera di conquista, perché consentirono per molto tempo agli etruschi di continuare a vivere nelle loro città, e lentamente li assimilarono, non solo con grandi battaglie importanti di cui conosciamo la data e più o meno la località, ma con delle colonie. Ad esempio Sutri e Nepi, che qui non è indicata ma è qui vicino, furono due colonie romane realizzate nel corso del IV secolo avanti Cristo, in un momento in cui Roma aveva da tempo conquistato Veio nel 396 avanti Cristo e era in lotta con Tarquinia. Cerveteri era in ottimi rapporti, e come fa? Lo fa con questi insediamenti, questi diciamo proprio colonie, cioè mandano dei coloni a costruire una città e a presidiare un territorio, e diventano dei punti di controllo strategico lungo delle strade, che è l'altro mezzo di conquista che utilizzano i romani, la via Cassia, la via Aurelia, qualcosa vi ho detto durante le dirette che abbiamo fatto insieme dalla mia macchina. In altri casi la conquista porta ad una distruzione, e la distruzione diciamo dà luogo ad un trasferimento delle popolazioni, come avvenne nei riguardi di Orvieto con la fondazione, Orvieto si chiamava Volsini, la città distrutta diventa Volsini Veteres, Urbs Vetus nel termine attuale di Orvieto, e si fonda Volsini Novi, Bolsena. Lo stesso con Faleri, distrutta nel corso del III secolo a.C., Faleri Veteres, e per dar luogo ad una Faleri Novi. Insomma, è una politica di conquista lenta, e molto probabile che alcuni delle città conquistate nemmeno si resero conto di perdere il controllo dei loro luoghi, tanto che i romani lasciarono proseguire le loro magistrature, le loro azioni, e questa è un'opera di conquista molto lenta, economica più che militare. E vai Anna, ho visto altre domande, qualcuno vedo che risponde a domande, grazie, Roberto ha risposto ad una domanda alla quale avevo già risposto, vai. Roberto però ha risposto, perché l'area occupata dagli Etruschi, ve lo dicevo prima, quella principale, diciamo quella che noi chiamiamo Etruria propria, è il Lazio settentrionale, cioè a nord del Tevere, anche se poi vi ho detto che si espansero anche in area latina, quindi nel Lazio meridionale, e soprattutto gran parte della Toscana e dell'Umbria, fino sempre lungo il corso del Tevere fino a Perugia. Ma queste carte non ce lo mostrano, perché la carta giusta sta in un altro punto del museo. I domini degli Etruschi furono anche in gran parte della pianura padana, il centro più importante era quello di Spina, la foce del Po, dove poteva controllare tutti i commerci sull'Adriatico, ma anche in Campania, intorno all'area del Golfo di Napoli, ma non a Napoli. Tutta quest'area era una zona etrusca. Ok. Sì. Allora, Sandra ci chiede se tra gli Etruschi vi erano delle figure sacerdotali come le Pizie, cioè le sacerdotesse greche. La Pizia è quella di Delfi, che è una località della Grecia che si trova più o meno qui. Allora, noi sappiamo che anche le donne erano dotate di facoltà per interpretare il futuro, cioè la volontà divina. Diciamo, non possiamo dire letteralmente il futuro. Loro chiedevano consiglio agli dèi per le azioni che dovevano ancora compiere,
Si servivano per far questo di intermediari, e queste figure di intermediari erano aruspici, cioè quelli che consultavano le viscere degli animali, in particolare il fegato, e auguri, che consultavano il volo degli uccelli e anche tutta una serie di fenomeni, come ad esempio i fulmini, che venivano consultati anche dagli aruspici. Le donne non erano, diciamo, non accedevano a questi ruoli sacerdotali, ma erano in grado di interpretare la volontà divina, e lo sappiamo grazie alla leggenda di Tanaquilla, la moglie di Tarquinio Prisco. Nell'ultima diretta che ho fatto dalla mia macchina, che trovate su questo canale, l'ho fatta lunedì, quindi insomma pochi giorni fa, nel passare vicino al Vaticano vi ho raccontato proprio della leggenda di Tanaquilla, che interpreta il miracolo di un'aquila che ruba il berretto al marito Tarquinio Prisco, vola sopra di lui, poi lo lascia ricadere, il berretto ricade sulla sua testa, e lo interpreta come un segno molto positivo, molto positivo, perché lascia prefigurare che Tarquinio Prisco diventi re di Roma, come tutti si aspettavano. Nella mito però noi conosciamo delle figure importanti, ad una di queste abbiamo dedicato uno dei nostri speciali di Etruscopri, quello dedicato allo specchio con la raffigurazione della Lasa de Goia, che è una sorta di ninfa alla quale si attribuivano delle capacità proprio anche divinatorie, oltre che delle conoscenze rispetto al modo in cui dovevano essere tutelati e gestiti i campi. E quindi, insomma, in questo senso la risposta è abbastanza articolata, però va in questa direzione. Sto inquadrando l'esterno del museo e vedete dall'alto il nostro splendido tempio di Alatri in tutta la sua bellezza e monumentalità. E una parte del... bravo Roberto che hai risposto, hai fatto benissimo, mi piace vedervi interagire fra di voi, perché in questo modo state creando una comunità. Ed è proprio questo lo scopo anche di queste dirette, farvi riavvicinare anche nel mondo virtuale grazie ad un museo e per quanto possibile alla mia mediazione. Vai Anna con qualche altra domanda. Ok, altra domanda bella complicata. Davide, hai detto il suo nome? Ok, per quale motivo gli Etruschi non parlavano una lingua indoeuropea? I popoli si muovono lentamente, tutta l'umanità si è mossa in un determinato momento della sua storia dall'Africa per colonizzare tutto il mondo conosciuto. Diciamo, queste opere di colonizzazione però sono un processo molto lento, che per gran parte della nostra storia è dipeso dalla volontà dei singoli, non dall'organizzazione o dalla premeditazione di qualcuno, come avviene in tempi moderni, proprio a partire dall'età storica. Nelle epoche più antiche, quindi, cioè quelle che precedono la colonizzazione che conosciamo attraverso le prime colonie greche, e stiamo parlando solo di Occidente, nei tempi più antichi, quando già esisteva la coscienza dei singoli popoli, non sono ipotizzabili movimenti di massa, cioè un intero popolo si sposta da un luogo e va in un altro. E questo è il modello anche che conosciamo attraverso la Bibbia per gli ebrei, ma di cui ci parlano tutte le fonti mitiche del passato, dei popoli che si trasferiscono dalla Grecia e vengono da noi a partire dai Pelasgi, che è una realtà mitica. Avvengono degli spostamenti lenti che hanno delle coordinate costanti, perché diciamo non ci si muove così improvvisandosi, cioè si va verso luoghi conosciuti di cui si tramanda la memoria, e questo chiaramente è avvenuto più volte nel corso della storia. Come riconosciamo questi movimenti? Siamo in un'epoca che precede l'uso della scrittura, e le nostre principali fonti sono quelle materiali, i documenti archeologici,
che possono essere utili per identificare in alcuni casi le culture che sono dietro questi oggetti, ma non è sempre così. Se noi dovessimo interpretare gli Etruschi di età storica attraverso testimonianze come quelle che vi sto inquadrando, in particolare queste, noi dovremmo pensare ad una colonizzazione ateniese di tutta l'Etruria, cioè tutti gli Etruschi sono provenienti da Atene, perché la maggior parte dei vasi che avevano nelle loro sepolture sono ateniesi, e allora si capisce che le cose sono molto più complicate. Il problema relativo alla lingua degli Etruschi è che noi conosciamo testimonianze linguistiche da quando loro cominciano a scrivere, e queste testimonianze ci fanno capire che la loro lingua non ha contatti con le lingue parlate dalla maggior parte degli altri popoli che vivevano nella nostra penisola, e che in qualche modo più o meno diretto sono legate ad una matrice comune che chiamiamo indoeuropea. È una matrice comune che è stata individuata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, e che è quella che accomuna il greco con il latino, con il messapico, con il venetico e con tante altre lingue a cascata, quelle che poi derivano dal latino e via dicendo, molte delle lingue moderne. Gli Etruschi parlavano una lingua già formata quando questi processi culturali erano in atto, che non ha rapporto con nessuna di queste. Aveva basi, aveva ripreso molti termini indoeuropei per definire cose che non esistevano prima. Uno degli esempi più classici che si fa è il termine che probabilmente era utilizzato per il bruciaprofumi, cioè qualcosa che serviva per bruciare profumi e rendere più profumati i locali, che gli Etruschi chiamavano smukintinalia. C'è una radice familiare in questa parola, smoke, fumo, e si capisce quindi che è una parola imparentata con altre parole indoeuropee. Ma il grosso della lingua e soprattutto della grammatica etrusca non ha nessun aggancio di questo tipo. Vuol dire che le email non valgono in questo momento, vanno scritte qui in chat le domande, non vale mandarle via email. Comunque dicevo, gli Etruschi avevano una grammatica, delle strutture linguistiche e parole che nulla hanno a che fare con termini indoeuropei. Vuol dire che la lingua si era formata prima dell'afflusso culturale e quindi anche materiale di persone che invece parlavano lingue indoeuropee, e questo ci spiazza, perché non abbiamo la possibilità di agganciare la loro lingua con nessun'altra delle lingue che conosciamo in quel periodo, né quelle semitiche né gli altri ceppi che via via sono stati ricostruiti. E questo è un grosso problema, e per risolverlo dobbiamo sperare di trovare sempre più iscrizioni complesse, perché ormai noi capiamo il senso di tutte le iscrizioni, anche quelle più lunghe, però ci perdiamo il significato delle singole parole in molti casi. Riusciamo a ricostruire il contesto perché, per analogia con altre iscrizioni simili di altre lingue, e insomma, dopo uno studio che si è protratto per secoli, a partire da più di 10.000 iscrizioni simili. Quindi ci sono parole indoeuropee nell'etrusco, e su queste molti costruiscono le loro teorie per ipotizzare origini degli Etruschi in relazione con ungheresi, albanesi e via dicendo, ma il grosso delle parole non ha questo nesso. E aggiungo in coda l'altro problema, è che essendo iscrizioni che non sempre hanno la punteggiatura, cioè la separazione fra le parole, è facile per molti separarle come vogliono, e allora diventa davvero un esercizio scarsamente proficuo. Però insomma, se poi uno si legge un libro come questo di cui vi ho parlato prima, Vincenzo Bellelli, Enrico Benelli, o un altro manuale di epigrafia di Benelli, insomma, può capire molte cose piuttosto che perdere tempo a leggere tanti libri pseudoscientifici su queste tematiche.
L'ipotesi che l'etrusco sia una lingua semitica è stata superata dal Settecento. Non lo è in alcun modo, conosciamo molto bene il semitico, le lingue semitiche per poterlo escludere. Si possono trovare analogie in singole parole, alcune fondate, altre totalmente inventate, ma insomma siamo abbastanza... Abbiamo documenti sufficienti per poterlo escludere. Fino al Settecento si cercava di spiegare l'etrusco con l'ebraico perché c'era soltanto come riferimento la Bibbia e quanto si diceva del destino dei tre figli di Noè, Sem, Cam e Yafet. Tutte le culture dovevano essere ricondotte ai tre figli di Noè, unici sopravvissuti al diluvio universale, e quindi si giocava in questo modo con le lingue e non si ipotizzavano altre alternative. Ma di strada ne abbiamo fatta tantissima da allora, e quindi questo si può facilmente escludere. Anna? Sì, allora ripeto questo, stiamo selezionando un po' le vostre domande perché non so se lo avete visto, ci sono dall'inizio delle scuole primarie con noi, ci sono tanti bambini e sto cercando anche nel rispondervi di farlo per quanto mi è possibile nel modo più semplice e comprensibile perché loro possano seguirci, anche se i bambini sono molto più acuti e intelligenti e curiosi di molti adulti, quindi non li voglio sottovalutare, però ecco, perdonateci se escludiamo qualche domanda eccessivamente tecnica. Ce n'è una che ho visto passare alla quale posso rispondere facilmente, quella sulle origini di Rimini, il collegamento con Verrucchio. Il Marecchia è un fiume che probabilmente ha alle radici del proprio nome un nesso con gli Etruschi. Verrucchio era appunto un insediamento etrusco, non ci sono dubbi. Rimini stessa sarebbe stata fondata da un re con un nome fortemente etrusco, se non ricordo male, proprio Arimnestos. Quindi sia il nome del fiume Marecchia che viene legato a un termine che noi sappiamo da alcune fonti che gli Etruschi utilizzavano per le scimmie. Arimos era il termine con il quale gli Etruschi chiamavano le scimmie, e questo ve la dice lunga sul fatto che non è un termine presente in altre lingue, è completamente diverso da tutti gli altri modi in cui le scimmie venivano chiamate, ma nonostante questa particolarità è un termine che potrebbe essere stato utilizzato alla base non soltanto del nome Arimnesto ma anche di Ariminum, il nome latino dato a questa colonia latina, riprendendo probabilmente appunto i precedenti etruschi sul luogo. Vai, unisci tre domande, bravissimo, che hanno a che fare con i vasi. Sì. Allora, una serie di domande sui vasi attici che vi hanno riconosciuti. Questa è una delle più grandi collezioni al mondo di ceramica attica, e io dico sempre che Villa Giulia, oltre a essere il più importante museo etrusco al mondo, è anche uno dei più importanti musei di arte greca al mondo, perlomeno quella ceramica, perché ci sono quasi più vasi greci in Etruria che in Grecia stessa, dove queste cose più raramente le mettevano all'interno delle loro sepolture. Gli Etruschi erano molto più esibizionisti e apprezzavano tantissimo questa ceramica. La domanda su tecnica sui pigmenti. Allora, la ceramica attica è ovviamente importata e noi la riconosciamo con facilità da questa caratteristica colorazione dell'argilla, questo colore fortemente rosato, tendente però al rosso, che è dovuto alla presenza di ferro nell'argilla locale, che dava questa colorazione apprezzatissima. Qui vedete un esempio di ceramica a figure nere, un Eracle in lotta con il leone Nemeo. Quindi siamo nell'ambito della produzione caratteristica
del VI secolo a.C., siamo intorno al 520, gli stessi anni del sarcofago degli sposi, per intenderci. Ed è facile per, insomma, un archeologo abbastanza esperto distinguere dai frammenti di questa ceramica, anche privi di decorazione, se si tratta di importazioni da Atene. Nelle fasi più antiche, però, non avevano solo ceramica importata. Intanto le importazioni prima di quelle ateniesi sono quelle di Corinto, che fu una grande produttrice di ceramica, e gli Etruschi nel VII secolo a.C. erano perfettamente in grado di imitare la ceramica corinzia. Infatti abbiamo delle botteghe locali di ceramica etrusco-corinzia che utilizzavano l'argilla del posto, però l'archeologo attento è sempre in grado di distinguere le caratteristiche cromatiche dell'argilla. Quella di Corinto tende al verdognolo ed è così particolare che insomma non è facile da imitare. Ci sono ipotesi anche sull'importazione di questa argilla per fare delle copie più corrispondenti agli originali. E per le epoche precedenti gli Etruschi erano perfettamente in grado di imitare anche la ceramica geometrica più antica, ma le ceramiche caratteristiche degli Etruschi, quelle che piacciono a tutti, insomma, che penso che siano anche popolari, sono quelle in bucchero. È una ceramica tipica dell'Etruria, ha le sue imitazioni, però insomma i centri di produzione sono quelli dell'Etruria, ed è stata commercializzata in tutto il Mediterraneo fino al VI secolo a.C. Diventa quindi un segno distintivo nazionale. Prima ancora c'erano ceramiche in impasto, che qui nel nostro percorso cronologico della collezione Castellani non sono però rappresentate. Si comincia dalla ceramica geometrica, italo-geometrica o etrusco-geometrica. Scusatemi, sono entrato un pizzico più nel tecnico. Nell'epoca più recente, e qui corro attraverso la nostra vetrina, sì, giusto, Tevere e Marecchia hanno le loro fonti sullo stesso monte, il Monte Fumaiolo, certo. I fiumi erano importantissimi ed erano anche quelli una via di espansione significativa. Qui state vedendo la ceramica attica a figure rosse. E da questo punto in poi, da qui, vedete delle produzioni simili a quelle attiche, ma sono produzioni locali, dovute a officine falische in particolare, cioè quindi dell'area intorno all'attuale Civita Castellana, che cercano di sostituire il mercato ateniese, perché nel corso del IV secolo a.C., dopo la guerra del Peloponneso e varie altre vicende, i commerci ateniesi diventano più limitati e non arriva più in Etruria ceramica attica del livello che era stato fino a quel momento apprezzato. E allora si organizzano nell'Agro Falisco, ma anche in altre zone d'Etruria, per fare delle produzioni locali. Lo stesso avviene anche nel sud dell'Italia, in Magna Grecia, dando luogo a produzioni come queste, fino a che non si arriva nel corso del IV secolo e poi nel III ad un'altra ceramica caratteristica, che è quella a vernice nera con officine varie. Si va appunto dall'Etruria fino alla Campania e poi insomma si arriva alla romanizzazione, quindi il discorso cambia. Anna, le ultime domande, un'ora e otto di diretta. Ok. Dunia chiede. Allora, Dunia ci chiede se gli Etruschi costruivano delle strade come i Romani. Sì, i Romani hanno imparato molta delle loro capacità ingegneristiche, soprattutto in relazione all'acqua, alla gestione dell'acqua, dagli Etruschi. Le bonifiche, le fognature, le opere ingegneristiche di organizzazione dell'acqua e di bonifica, i Romani le hanno prese pare pare dagli Etruschi. Sembra anche che l'invenzione dell'arco sia un'invenzione etrusca. Dico sembra perché ogni tanto qualche nuova scoperta mette in dubbio quella che è una cosa che molti libri di scuola e storia dell'arte riportano, perché effettivamente i primi archi degni di questo nome, più monumentali, sono stati rinvenuti in Etruria.
Le strade non erano identiche a quelle dei romani, cioè non realizzavano strade in basolati vulcanici come la via Appia o le altre strade che siamo abituati a vedere e immaginare, perché bisognava controllare delle aree dove quella materia prima era disponibile e questa materia prima non si trova ovunque. Però le strade degli Etruschi erano fatte molto bene e i romani spesso non fanno altro che riutilizzare strade etrusche. Il caso della via Aurelia e il caso della via Cassia sono tutte strade che esistevano prima che i romani le potenziassero. E in altri casi gli Etruschi, e questo so che è un'altra domanda che incredibilmente viene posta spessissimo da persone diverse in molte dirette, potevano scavare le loro strade sulle dorsali delle colline, le cosiddette vie cave. Questo serviva per accelerare il percorso, tagliare, rendere possibile il transito di carri, e nelle aree tufacee del Lazio settentrionale e della Toscana è molto facile plasmare il paesaggio e non solo creare necropoli scenografiche come quelle di Norchia, Casteldasso e via dicendo, che bambini vi consiglio, quando potrete uscire di casa e fare qualche scampagnata, andatele a vedere perché sono bellissime, fatevi portare dai vostri genitori a vedere la cosiddetta Etruria rupestre, quindi non soltanto la splendida Cerveteri o Tarquinia, ma anche queste zone dell'interno, San Giuliano, Blera, Barbarano Romano, la zona di Vetralla, Casteldasso, eccetera, eccetera, sono spettacolari. Norchia, forse la più bella di tutte, si trova vicino a Vulci. Quindi non soltanto erano in grado di scavare e conformare le montagne per realizzare le loro sepolture, ma naturalmente con grande facilità realizzavano vie cave, cioè intagliate nel tufo, e ci colpiscono quando sono ben conservate perché si vedono ancora molto molto bene i solchi dei carri che tendevano a passare sempre nello stesso luogo e a generare a lungo andare un solco, e un po' come i binari del tram. E questo ci dà anche il senso dello scorrere del tempo e delle persone che hanno solcato un determinato spazio. Chiuderei quindi questa diretta con questa riflessione, proprio queste persone che con il loro passaggio sono in grado di scavare come l'acqua anche la pietra. La nostra storia non è altro che la stratificazione per apporto, per accumulo o per sottrazione dello spazio in cui noi viviamo. L'archeologia a me piace tanto perché consente di recuperare le storie di uomini del passato attraverso tracce così tenui che possono essere capolavori come questi, ma anche il solco lasciato dalle ruote di un carro sul tufo. E sono cose che mi emozionano, le vedete anche sul basalto, no? Su pietre durissime come quelle dell'Appia, i segni lasciati dai carri. Sono pietre davvero che ci vuole coraggio per scalfirle, eppure il continuo passaggio di ruote le ha lentamente plasmate. Ecco, quello vi deve far venire in mente il tempo, la sua dimensione, la sua potenza, quello che ci può spaventare, perché poi se noi rapportiamo la nostra esistenza alla durata dell'umanità ci sentiamo piccoli, piccoli in questo universo. La nostra grandezza però, e cerco sempre di parlare soprattutto ai ragazzi, la nostra grandezza è stata quella di capire tutto questo. Cioè, l'uomo è diventato degno di questo nome nel momento in cui si è posto delle domande che gli animali non si ponevano, con tutto il rispetto per gli animali. L'uomo ha voluto sapere qualcosa che andava oltre l'esigenza di mangiare o di dormire o di riprodursi, star bene, divertirsi, eccetera, eccetera. L'uomo è andato oltre, si è chiesto il motivo per cui c'era un sole nel cielo, perché vi erano le stelle la notte, perché le nuvole sono fatte in un determinato modo, o il perché ci sono oggetti di questo tipo che appartengono a uomini del passato. L'uomo si è posto delle domande e la grandezza degli uomini sta ed è sempre stata nella loro curiosità.
ed è la dote più bella che hanno i bambini, i ragazzi. E io spero che quanti sono sopravvissuti e non sono andati nel frattempo a pranzo, lungo questa diretta lunghissima, vogliano sempre alimentare la loro curiosità. Lo si fa poi grazie ai libri, che consentono di avere risposte alle proprie domande, ma anche entrando in un museo, vedendo queste cose e chiedendosi cosa sono, a cosa servivano e che storie ci raccontano. I nostri luoghi della cultura hanno un senso proprio per questo, perché sono non solo contenitori di oggetti, ma contenitori di risposte ad altrettante domande e generatori di domande. Noi questo proviamo a farlo in ogni singola azione quotidiana, perché vogliamo cercare di rendere tutti quanti noi un po' più umani, e con tutte le nostre fragilità, ma anche con la nostra forza. E vedrete che presto uomini molto curiosi, studiosi, ricercatori, che in questo momento sono chinati su provette nei loro laboratori, ci aiuteranno a superare anche questa terribile situazione che stiamo vivendo, ci daranno presto una soluzione e torneremo alla normalità. Ma quando saremo tornati alla normalità, appunto, ricordatevi di loro, ricordatevi di noi e ricordatevi di voi, alimentate la vostra curiosità e voglia di scoprire. Allora, vi saluto tutti, se avete apprezzato dateci un segnale e aiutateci a far conoscere il Museo di Villa Giulia, che è una delle realtà più belle del nostro patrimonio nazionale, ma non è nota per quello che merita. La state vedendo in tutta la sua bellezza e, se non vado bene io, l'avete vista ieri grazie al racconto di Alberto Angela e ai mezzi che ha per raccontarvi e portare a casa vostra questo patrimonio. Noi proviamo a farlo in tutti i modi che ci è possibile farlo, non solo io ma appunto tutti i colleghi che lavorano nel museo. Avete sentito il nome di Anna Tanzarella, no? La nostra funzionaria per la comunicazione, ma è un lavoro di squadra, collettivo, complesso, che in questo momento si sta svolgendo per una parte di loro anche da casa. Ci vediamo presto, non il 18 perché non riusciremo ad aprire prima, credo, di giugno, purtroppo. Auguro a tutti buon appetito, anch'io vado a mangiare, ma se riesco ad invertire la telecamera, eccovi, vi saluto di persona. L'Etruria rupestre nel Lazio settentrionale, nell'area in particolare della provincia di Viterbo. Vi ho detto un po' di nomi, di luoghi da visitare, tornate indietro con il video e poi cercateli su una carta geografica, perché meritano di essere conosciuti. Allora, il questionario, per favore, Anna è riuscita a mettervi il link per compilarlo. È pensato, diciamo, a partire da una certa età, ecco, lo ha reinserito. Vi saremmo grati, soprattutto gli insegnanti, ma anche insomma gli altri, il pubblico normale che ci ha seguiti per tutta questa diretta, se voleste diciamo lasciarci le vostre impressioni, perché ci serviranno a crescere, è del tutto anonimo. Nei prossimi giorni, domani, quindi il 1° maggio, festa dei lavoratori e auguri a tutti quanti i lavoratori, magari un giorno parleremo del lavoro nel mondo etrusco, sabato e domenica alle 16 puntuali su Etrus Channel, 3 puntate dedicate ad una delle sale più belle del museo, puntate particolari perché sono i nostri video a 360 gradi, video immersivi, che vi consentono di ascoltare la mia voce e guardarvi anche, se volete, con un visore nello spazio intorno a voi, e quindi sono molto apprezzati e vi consigliamo di seguirli. Una puntata al giorno per 3 giorni dedicata ad alcuni dei santuari più importanti dell'antica Faleri Veteres, attuale Civita Castellana. Ciao a tutti!